E signori, parte numero 62 di questo Watch Dogs 1. Siamo ormai alla fine, appunto, non si torna indietro, manca veramente, veramente, veramente poco alla conclusione di questa storia e andiamo a questa missione che sarà molto importante. L'Hotel Merlot, dove tutto è iniziato. Questo posto ha distrutto il mio mondo. Per colpa di Lucky Queen. Esatto. Ha ordinato di attaccare me e la mia famiglia. Beh, ora mi dirai perché. E poi potrà morire. E noi lo faremo morire. Allora, vado a Termerlo. Ma se tipo prendessi la macchina per avvicinarmi, eh? Dove sei? Vediamoci. Il mio lavoro è sempre stato cercare informazioni per gli altri. Più erano difficili da trovare, più guadagnavo. Sei una mercenaria di merda. Sistemerò le cose. Non ce n'è bisogno. Perdonami, Aiden. Lara, ma che succede? Che cosa vuoi fare? È riattaccato sta stronza. Ok. Abbiamo trovato la Key Queen e ci sarà a fare tutto il percorso per accedere alla conferenza. Invece no. Buono. Scusate, ma ve l'avevo detto. I politici sono tutti logorroici per natura. Non si era capito. Prima che fossi sindaco, prima ancora di entrare in politica. Minchia, il sindaco è meno ricco di default. Ci conoscevamo già. Lui invece è ricchissimo. Cosa so di Lucky? Buffo, sapete. Lo conosco praticamente da sempre, ma solo di recente ho iniziato a chiamarlo Lucky. Dove ero rimasto? Poche persone sanno come me quanto è grande il cuore di Lucky. Questa è pure finto. Deve molto. Spoiler. E ora, grazie alle sue iniziative benefiche, il mondo intero gli è debitore. Un brindisi a Bari. Lucky Queen. Il sindaco Rushmore, gente. Grazie davvero, sindaco. Godetevi la serata. Bello, il poveraccio non ha voce in capitolo. In passato mio marito ha contribuito con una grossa... Segui qui il sindaco. Scusa. Farle bere altro champagne. Chi era quell'uomo che... Dove vado? Quello alto straniero, sembrava... Dove vado? Ok, ce l'ho, ce l'ho. A posto. Basta. Stavo andando in panico. Voglio uscire da tutto. Secondo te ho tempo per le tue lagne? Sparatori! E quella stupida asta fallita! Ora siamo entrambi dei bersagli. Volevi diventare sindaco? Ora fai il tuo lavoro. Dirai ciò che ti ho ordinato di dire. La polizia ha ucciso Iraq. Il nostro sindaco sconfigge il crimine. Rosa sarebbe orgogliosa di te. Ma come osi? Dammi quel maledetto video. Finirà quando lo deciderò. Hai parlato. Ora esci dal mio hotel. Se no t'ammazzo. Ho cose ben più importanti da gestire. Mi hai rovinato. Non ti lascerò più fare i tuoi comodi. Mi hai sentito? Lucky! C'è della rete dell'hotel. Sarà qua. Madonna, che genio che sono. Ora il sindaco è mio. Ah, ok. 8 settimane
della presa di mira quotidianamente. Appena 48 ore dopo avevo già le prove. Sono incredibile. Sono incredibile! Cheat. Scandalo. Oggi guarda. Qualcuno ha fatto scattare l'allarme. È scattato l'allarme. Va a vedere che succede. Ah, non è niente. È un pericolo? Ah, quindi Lara, diciamo, sarà un po' affezionata ad Aiden. E adesso ci divertiamo. Intruso nel sistema di sicurezza dell'hotel. Andate a controllare. Tu sei un civile, non posso farti del male. Tu no, però. Tu sì, che palle. Hanno aperto i manicomi. Merda. Siamo sulla linea di tiro. Tanto ti ho solo allarmato. No. Il colpo secco arriverà adesso. Là. Ehi, non è un parco giochi. Senti, mi dispiace io. Ehi, aspetta. Mi dispiace. Vieni. Oh, merda. Per casa. Attenzione, a terra. Non c'è niente. Come ha fatto a vedermi, che due coglioni? Sparategli, cazzo! Sparategli! Ora va! Coglione, dove cazzo credi di andare? No, ma che diavolo? Per favore, no! Che succede? Facciamola finita! Ora! Devo andare! Presto! Fuori! Non dobbiamo farci colpire! Bastardi rinforzi! Quella merda ci spara. Eh no, che devo fare? Devo giocare a carte? Dimmi te. È ora di sistemare lo stronzo. Ce l'ho fatta dopo 10 anni a prenderlo, eh. Cazzo! Ora ti faccio fuori, oh, testa no! di cazzo. Guarda che io non mi muovo. Aspetta che c'è uno fuori, aspetta. Zitto. Serve una mano qui. Però se la mettete nel culo così è grave, Sei finito, non hai nemmeno idea. Smettila di fare lo stronzo. Potrei però fare una cosa. Sto rimandando l'inevitabile. Bastardo. Qualcosa però ha fatto. Pensavo facesse di più, però in realtà non posso ritenermi totalmente insoddisfatto. Ciao. L'ho rischiata. Ci ho capito, però se ne ammazzo uno e chiamate rinforzi ogni volta che ammazzo qualcuno. E qua non se ne viene a capo, eh. Che cazzo. Che diavolo? Respira. Tanto so che stai arrivando, quindi buona. Oh! Non bene, amici. Ok. Non va bene. No, no. Adesso se non hai sentito gli spari non puoi chiamare altri rinforzi. Madò. Ehi, fate venire altre persone qui. Ci penso io. Ragazzi, sta facendo una battaglia, posso dire inutile? Perché vuole veramente dire inutile. Hai fatto incazzare. Se mi costringi a venirti a prendere, dovrò farti parecchio male, lo sai questo. Giaggiro. E vaffanculo. Copritemi. Vai. Cazzo, a momenti mi colpiva. Aia.
È andato tutto a puttana. Vacci anche te allora. Ho capito però. Mi stanno sparando. Ciao. Che due coglioni. Questo qua che giro fa? Guarda che ti percepisco. Madonna, che quanto sei pippa. Quella parte, l'ho visto. Vai, a posto. A scherzare col fuoco e ti bruci. E come se ti bruci? Non mi dire che l'ascensore ci mette 10 anni a arrivare, eh. No. Qui non c'è niente, via. È ferito. Ok, buono. Cercatelo. Ascensore, via. Stai attento, ha raddoppiato la scorta. Ma come? Aspettando. Bene. Buonasera. Gli avvertimenti. Sei sveglio, ma non capisci quando perdi, vero? Hai ordinato di sparare a mia nipote. Mia nipote è morta in quell'auto. Aveva solo 6 anni. Ah. Per questo hai fatto tanto casino. Devi scusarmi, un sacco di gente viene da me per dei problemucci. Per questo meriti di morire. Non è facile ricordarsi sempre di tutto. Atterra lì. Oh. Aspetta. Ale. Fatto. È ora di ammazzare questo stronzo. Oh cazzo. Pure la pioggia. Aspetta. Che passi lì davanti. Ehi, stronzo. Hai fatto incazzare già di fare parecchi. A posto. Sotto tiro. Continua a fare. Oh, signori. Attenzione, copro io. No, 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 no. Vai via. Che buco di culo, ragazzi. E dai, bis. Mondo. Bella. Controllate, ho visto del movimento. Ok, buono. Andiamo avanti. Mi serve solo per stare. Who's next? Who's next? Se non mi sposto non è nessuno next. Aspetta. Preso. Ok. Ucciso. Vieni su. Che palle. Ok, buono. Ce ne sono due su. Li ho visti, eh. Potrei fare così. Centrale a supporto aereo. Sospetto sconosciuto in movimento. Ah! Basta. Aspetta che so cosa fare con te. So cosa fare. Però solamente vorrei essere in grado di farlo, perché in questo gioco non ci sono i bazooka. Ciao. Torniamo alla base.
Bona. Così. Pirotecnico, ragazzi. Infiltrati. Però fammi entrare. Si sa mai. Raggiungi. Fuga riuscita, godo. Trova Quinn. Hackeriamo qualsiasi cosa disponibile. Abbiamo dovuto interrompere la collaborazione con Clara Lille. È una che in gamba l'avevamo già usata. Ci ha aiutati a trovare delle persone irreperibili attraverso canali regolari. Sa cosa facciamo e cosa comporta. Stranamente ha sviluppato una coscienza. L'ho incontrata una volta. Affascinante e intelligente. Purtroppo è diventata pericolosa. Se trovi affascinante una così, mi spiace per te. Comunque non siamo qui per parlare di Clara, ma di lui. Sara Cinesca, buonasera. Il vetro è antiproiettile, quindi. Bene. Eccoci qui. Sei ancora giovane, Pierce. Avanti, vattene via. Ti stai cagando addosso adesso, eh? Ti assicuro che questa stanza è impenetrabile. Ma troverò un modo per ucciderti lo stesso. Sono tutti ansiosi di catturarti, me compreso. Tra poco uno meno. Trato più difficile del previsto. Profila Lucky Quinn. Ha subito un intervento al cuore, cioè il pacemaker. Per quello spoiler prima. Potessi rubarti tutti i soldi. Grazie per l'interessamento. Ma fossi in te penserei a scappare. Adesso. Aspetta un secondo. Sono venuto per te. Credi che un vetro antiproiettile mi fermerà? Che stai facendo? Guardo un vecchio che muore. Uomini migliori di te hanno provato a distruggermi. Ma io li ho fatti a pezzi. Uno per uno. E non ti farò a pezzi, morirai lentamente e soffrendo. Ai ai ai. Supplicherò Lucky Quinn in ginocchio. Fa come ti pare, tanto non cambia niente. Non sai nemmeno perché ti abbiamo attaccato. È stato un errore. Credevamo volessi questo. Sei un sentimentale. Cos'è? Se fossi sparito... Il sindaco? Mi sarei scordato di te. Una donna adorabile, Rose Washington. Se lei non fosse morta, dove sarei ora? Tante donne muoiono inutilmente. Quello è vero, forse l'unica cosa giusta che ha detto. Il buon senso di farlo davanti alla telecamera. Il sindaco non sa coprire i suoi segreti. Si è innamorato quell'idiota. Tutto questo, la morte di Lena. Perché non volevi perdere un burattino? Credi di aver vinto? Sì. Vedi, dopo morto mi faranno una statua. E tu? Io sono vivo, sti cazzi. Non si è fermata per piangere i tuoi. Perché tu non conti? So tutto, ho le prove. Non l'hai capito? Io sono il giustiziere. Elimino la sporcizia come te. Cristo, hai un bimbo, fai male, lasciami.
colpo di scena. E adesso ci sarà da scappare malissimo. Immagino già tutto il trambusto che ci sarà. Questa è la mia città. E questa è la tua città. E io che devo fa? Poiché sono rinchiuso qua dentro. Possiamo trovare un accordo, se vuoi. Davvero? Chiedi. Pescara. Pacemaker. Allora, finito. Quinn è morto. A questo punto dovrei sentirmi svuotato, no? Beh, nessuno mi ridarà l'ena indietro. Mi sento di nuovo vivo. Posso tornare a respirare. Elena. Io non posso riportarla in vita. Ma forse posso ancora fare qualche cosa. T-Bone. È Quinn. È stato Quinn. Ti sto mandando un video. Un video? Di che cosa? Ah, posso correre finalmente. Aspetta. Ok. Fuggi dall'hotel. Di qua. A tutte le unità, in porto. Merda. È che posso scappare dal dietro, tipo? Avvistato il sospetto. E ti disattivo. Aspetta, blackout. Qui non c'è niente, nessuno lo vede. Via. Vale, abbiamo un blackout. Così, col blackout ce ne andiamo, ragazzi. Con uno stronzissimo blackout, io quasi quasi mi tufferei pure in mare, sapete? Io mi tufferei pure in mare. Proprio lontano da occhi indiscreti. Così adesso che torna la luce voi non mi vedrete più. A parte che c'ho altri tre blackout pronti in caso, eh. Non ho intenzione di farmi a nuoto, ma di prendere questo coso qua. Non mi serve, perfetto. Perfetto, ragazzi. Quando la tua ragazza ha chiamato, stavo disegnando i frattali di Mandelbrot a memoria. Com'è possibile che non sapevi che... Come cazzo si chiama Clara? Che è stata lei a venderci? Di cosa stai parlando? È Clara che ti ha chiamato. Non lo sapevi. Pensava che avrei liberato tua sorella. Lo trovi commovente? Io lo trovo solo triste. Cazzo, ti sei fatto fregare. Lasciala stare, Damien. Sul serio, devi lasciarla fuori. Allora si vendica. Non siamo più. Su Clara. È cambiato tutto. Che cosa ha fatto? Perché chiamare Damien? Addio. Dove sei, Clara? Andiamo. Al bunker. No. Nuovo obiettivo, corri a salvare Clara. Attenzione. La missione non è ancora portata a termine. E dobbiamo farcela fin laggiù. Cazzo. Non ho neanche... Ah. Mi serve un veicolo. Mi serve uno stronzissimo veicolo. Cioè,
imparato a guidare un anno e mezzo qua. Beh, 1080 che mi entrano e non sono gli... non sono i pixel. Vabbè, chiave per hack. Prendo e porto a casa $913,000, quindi più o meno finiremo con una cifra così. Il gioco, insomma, parecchio denaro, ecco. Considerate che non ho comprato macchine e cose varie. Distrutto un'auto, ok. Bellissimo, niente musica, tutto... sembra tipo la musica della ghigliottina dell'eredità, tutti concentrati così. È una bella scampagnata, ragazzi. Assolutamente. 62esima parte, ragazzi, abbiamo cominciato il giorno dopo Capodanno. Madonna, il 2 gennaio. Watch Dogs, che ha rimpiazzato The Last of Us su questo canale. Rimpiazzato, non è che è rimpiazzato, perché in realtà The Last of Us era semplicemente finito. Abbiamo solo proseguito il nostro cammino. E ragazzi, che dire? Manca poco. Manca poco a svoltare pagina e andare a Watch Dogs Bad Blood, prima di Watch Dogs 2, che è un gioco che a me piace tantissimo, e vedrò Watch Dogs Legion. Non l'ho mai giocato, ma mi intriga un casino, ragazzi. Mi intriga un casino. Watch Dogs Legion, soprattutto la grafica, sarà quello per PS5. C'è un pottio di macchine del club che ti viene incontro. Damien, che cosa hai fatto? Ci mancava. Ok, si è fermato da solo, fantastico. Mi scavalca, perché ovviamente il cancello è un optional. Che cazzo fai? Perché vuoi portare Fiorellena? Clara! Aia. Addio Clara. Lo sapevo che si rifacevano su di lei. E questo è il colpo fatale. Bastardissimi tutti quanti. Elimina i sicari. Facciamo così. Tu esplodi. Via mia moglie. Sua sorella. Cosa? Così, l'ho voluta rendere pirotecnica. Ciao Clara. Sei stata una parte non indifferente di questo viaggio, comunque. Perché sei andata al cimitero? Perché? Requiescati in pace. E fare compagnia a Lena. Ragazzi, è una mercenaria, un hacker mercenaria. Magari poi si era pure affezionata ad Aiden, quindi... Ciao Aiden. Il lavoro sporco l'ha fatto prima. Non so da dove cominciare. La prima volta che ti ho visto, giocavi a scacchi con Jackson al parco. Non era previsto. Eravate così tristi dopo il funerale. Ho visto come cercavi di farlo sentire al sicuro. Nel nostro mondo stiamo al buio, davanti ai monitor. Solo lì ci sentiamo protetti. Non basta dire che non si è consapevoli. Che la gente muore, che il nostro è solo un lavoro.
pensavo che aiutandoti a guarire, a trovare le risposte. Forse l'hai guarito pure me stessa. Lo sapevo. Ma non posso. Quando sarà finita, spero che potremo parlare. Altrimenti, posso sempre scomparire. È una cosa che so fare bene. Lei doveva tenerlo monitorato e alla fine aveva anche tradito gli altri, in realtà, perché lei ad Aiden aveva fatto molto meno di quanto avesse fatto agli altri per stare con Aiden. Alla fine è tutta una storia di ricatti. Una bambina di 6 anni muore perché un vecchio vuole proteggere i suoi segreti. E la Bloom può rigirarsela come vuole con la stampa, ma è responsabile. Ora basta segreti. Atto 4, 8 di 8. Signori, manca solo l'ultima missione che ci viene proposta adesso. Dimmi che hai tutto ciò che ti serve perché mi sono rotto il cazzo. Scordatela, hai ben altri problemi. No, che stronzo. Oh no. Ah, ok. No. Sto tornando, è ora di farla finita. Ai videogiochi piacciono sempre i finali tristi, eh? Sempre. Va bene, ragazzi. Continuiamo la nostra avventura.